Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video che avevo già registrato proprio 2 secondi fa, ma che sto rifacendo da zero perché non c'era l'audio, proprio audio non pervenuto, chissà cosa è successo, macchinetta, chissà. Quindi mi sono detta, oh perdinci bacco, non va l'audio, dobbiamo rifarlo. Ed eccoci di nuovo qui ragazzi, eccoci di nuovo qui. Cosa siamo qui a fare oggi? Praticamente questa è stata la settimana del mio compleanno. Dico la settimana, non è vero, era la settimana scorsa, non questa, vabbè, perché ho festeggiato ben 2 volte. Wow, attenzione Salamander, cosa sta succedendo? Sarai mica Paxerella che festeggia addirittura per 2 giorni? Mi sa proprio di sì. Per chi non lo sapesse, è da un po' di anni che non ho più un bel rapporto col compleanno, ma da 3 anni ormai sto cercando di esorcizzare questa cosa per tornare ad avere un bel rapporto con lui come funzionava nei vecchi tempi, perché mi dispiace insomma non vivere più bene il compleanno. Ce la sto facendo, sta funzionando, e infatti quest'anno addirittura 2 giorni di fiesta. In realtà raga, niente vita loca, festeggiamenti molto easy, però comunque li ho fatti, quindi ben venga. Infatti ho festeggiato il primo giorno nel giorno giusto del mio compleanno, ovvero il 14 luglio, che è stato giovedì, e poi ho fatto il secondo giorno di festeggiamenti il sabato, perché 2 cose separate. Io ho sempre voluto festeggiare soltanto nel giorno giusto del mio compleanno. Quest'anno però, impazzita così, decido di cambiare la mia vita di punto in bianco e ho deciso di fare 2 giorni separati, uno per mantenere la tradizione del giorno giusto del compleanno, che secondo me ci sta a festeggiare, e il secondo giorno invece proprio per festeggiare con tutti quegli amici che magari in settimana, dovendo lavorare eccetera, non avrebbero potuto partecipare al compleanno, e quindi l'ho fatto di sabato. Ma perché vi sto dicendo tutte queste cose? Perché oggi sono qui per mostrarvi cosa ho mangiato in quei giorni, perché per me il compleanno è la scusa perfetta per poter mangiare un sacco di cose buone, andare in posti carini, cose del genere, cosa che puoi fare ovviamente anche sempre nella tua vita, ma con la scusa del compleanno è più bello. Quindi prendo il mio telefono, perché figuriamoci se io riesco a ricordarmi le cose che ho mangiato, raga, la vecchiaia qua si fa sentire, e iniziamo appunto dal giorno effettivo del mio compleanno, giovedì 14 luglio, dove ho festeggiato in modo molto easy, soltanto io e Mark e Amit. Ma in che modo? Vi faccio vedere. Partiamo dalla colazione. La colazione me la sono autofatta e mi ero creata questo dolcino super buono con della pasta sfoglia e della marmellata di albicocche, su cui ho messo anche una candelina perché mi sembrava doveroso metterla. Ovviamente ho fatto il tutto in friggitrice ad aria, caso mai qualcuno avesse dei dubbi a riguardo. Ne ho approfittato anche per giocare subito ad Harvest Moon, che è stato uno dei miei regali di compleanno, fatto da Giada e Greta, che ringrazio tantissimo. E poi ho bevuto questa purea di frutta alla pera e mela che avevo preso da Prozis, veramente molto buona. Quindi la colazione è partita alla grande, anche se vi lascio immaginare la scena tristissima di io da sola che mi canto tanti auguri a me con nessuno. Cioè ero da sola, me lo cantavo da sola. Vabbè, lasciamo stare, a me è piaciuto, va bene, non giudicatemi. Passiamo poi al pranzo. Allora, praticamente io avevo come desiderio per quella giornata di andare a farmi una giornata rilassante verso i monti, al fiume, tranquilli, e fare un bel picnic. Mark ha esaudito i miei desideri, infatti siamo andati a Lanzo, al Ponte del Diavolo, e abbiamo fatto questo picnic dove lui, buonanima, era andato la mattina a comprare tutto il necessario. Infatti questo cesto era pieno di focacce di vario tipo, pane, un botto di focacce e panini, diciamo che è un po' esagerato, ma meglio abbondare che deficere. E poi aveva preso anche, vabbè, delle bibite, tovaglioli, tutto il necessario, e i pomodori, perché io avevo richiesto specificatamente i pomodori. Infatti questo è stato il mio pranzo, 2 panini col pomodoro. Ve l'ho detto, mi sono svegliata con la voglia di panino al pomodoro, che vedevo lì, e mi dispiace soltanto che, avendoli fatti proprio lì al momento, non avevo i condimenti tipo olio, sale eccetera, quindi era un pochino insipidino, ma comunque ci stava. Molto 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 buoni, molto freschi e estivi, quindi dai. Volevo anche mangiare poi un pezzo di focaccia, ma ero pienissima raga, quindi alla fine le focacce sono avanzate, le abbiamo mangiate il giorno dopo. Ovviamente anche Ammittina ha festeggiato con noi e ha mangiato insieme a noi lì al fiume. Non ha mangiato prima, anche perché sennò avrebbe vomitato sicuramente in macchina, e noi non volevamo questa cosa. Quindi ci siamo passati questa bellissima giornata al fiume, un sacco di ore, siamo rimasti lì praticamente fino a tardissimo pomeriggio, 6 circa di sera, anche le 7 forse, e io manco mi sono accorta, cioè veramente mi è volata quella giornata, è stato super bello, super rilassante. E Ammittina nel fiume era carinissima, non aveva paura dell'acqua, vabbè non è che proprio si lanciasse così impavida, però comunque c'entrava, era curiosa, capiva che si poteva rinfrescare, e quindi sono stata contenta che non aveva paura dell'acqua. Comunque appunto facciamo la nostra giornata, torniamo indietro e raga, decidiamo di andare a cena nella mia pizzeria preferita in assoluto, finalmente, dico finalmente, perché io da loro avevo solo ed esclusivamente ordinato online tramite Just Eat, ma non avevo mai mangiato lì la pizza da loro, e sbagliavo perché
mamma mia. Vi spiego, siamo andati in questa pizzeria che si chiama Michelangelo, che si trova a Grugliasco e fa solo pizze al tegamino o al padellino. Quindi raga, se volete mangiare una pizza al padellino come si deve, andate lì. Ma andate lì per forza, perché non facendo anche pizza al mattone, quella diciamo classica, si dedicano solo quella al tegamino ed esce una cosa spettacolare. Ma ora vi faccio vedere cosa abbiamo preso noi. Abbiamo iniziato con una bella farinata, ovviamente. Io vi giuro, era troppo buona, troppo, troppo, troppo buona. Bella croccante, appena sforrata, wow, il paradiso, signori. E poi ho preso ovviamente la mia pizza al tegamino. Questa pizza aveva l'impasto venere, che è una cosa, raga, wow, fotonico. E poi era una pizza rossa, quindi solo con pomodoro, funghi e melanzane. E la cosa che io adoro di questa pizzeria, mi sembra anche di avervelo già detto, se non sbaglio, è che se ordinate una pizza con le melanzane sono condite anche con un po' di aceto. E vi giuro che quell'aceto svolta totalmente il sapore della pizza. Cioè gli dà proprio quello sprint in più che sì, cavolo, sì, dannazione. Io sono dipendente da questa pizza, perché oltre ad essere buonissima, poi mangiata lì ancora più croccante, più wow. Cioè io dipendente, io la mangerei tutti i giorni della mia vita solo ed esclusivamente questa pizza. Quindi super consigliato il posto. Poi siccome sul momento ero veramente pienissima, non ho neanche chiesto se ci fosse un dolce vegano, anche se è abbastanza difficile trovare dolci vegani nelle pizzerie e ristoranti. Siamo tornati a casa e un po' più tardi mi è venuta voglia di dolcino e quindi mi sono mangiata questo. Raga, questo è il gelato, o meglio sorbetto alla frutta di Prozis, che io vi dico wow. Infatti se notate c'è anche Ammit molto interessata al prodotto, ma Ammit non è per te perché c'è lo zucchero, dannazione. E di questi io ne ho presi diversi gusti. Questo nel video era il gusto lampone, che tra l'altro secondo me non è neanche il più buono di tutti, perché tipo quello al mandarino, wow, quello al passion fruit, wow, però anche questo merita tantissimo, vi giuro che è troppo buono. Se vi capita di fare un ordine da Prozis, prendeteli questi sorbetti, perché sono veramente pazzeschi. E mi raccomando, usate il codice sconto strega 10 su Prozis, mi raccomando. E qui si conclude la prima giornata di compleanno, che detto così sembra che faccio gli anni per 3 giorni, no, il giorno effettivo, il compleanno, si conclude. Io super soddisfatta, ho fatto tutto quello che volevo fare, ero contentissima. Poi vabbè, c'è stato il venerdì in cui non ho fatto niente, e poi il sabato, e dovevo festeggiare con loro la sera. Però che fai, non ne approfitti? Non usi ancora il bonus compleanno, la carta compleanno, per poter fare di nuovo una giornata tutta dedicata a te? Sì che ne approfitti. Infatti io dovevo andare a ritirare quel giorno la torta, o meglio i dolci, perché poi vedrete cosa ho fatto fare, da Tower Bakery, a cui ho affidato appunto i miei dolci di compleanno per la sera. E quindi siccome già dovevo andare lì, mi sembrava più che necessario fermarmi anche a far colazione, perché anche in questo caso Tower Bakery è stato uno di quei posti che io amo la follia, ma ho sempre solo ordinato online, non ci sono mai andata di persona, anche perché in realtà si trova in una zona che per me non è proprio facilissimo arrivarci, ma almeno una volta nella vita ci dovevo andare, e ho fatto bene. Infatti io e Mark siamo andati a fare colazione da Tower Bakery, anche se era mezzogiorno. Infatti piccolo spoiler, il pranzo poi, cioè praticamente non c'è, diciamo, vabbè, comunque poi vedrete. Siamo andati a Tower Bakery e siete pronti a vedere la meraviglia che ho preso? Pronti? Andiamo. Ho ordinato questa cosa meravigliosa, a parte bellissima da vedere ma anche super buona, ovvero questo roll, mi sembra si chiamasse, non ricordo il nome specifico, comunque un roll, una brioche con della confettura di albicocche, se non ricordo male, dei lamponi disidratati, e anche all'interno c'era un cuore di lampone spaziale. E poi da bere, mamma mia, questa cosa buonissima, oltre ad essere super bella, si chiamava, se non sbaglio, Galaxy Lilac, e praticamente c'era latte di cocco, spirulina e pitaia rosa. Infatti è così colorato, non perché ha coloranti artificiali, anzi tutti coloranti naturali. Mentre Mark aveva preso questo cookie gigante al cioccolato, nel suo caso non era vegano perché Mark non è vegano, e infatti all'interno c'era questo cuore di Nutella che quando ha aperto il biscotto era tipo wow, super food porn. E si era preso anche un caffè, uno smoothie all'ananas e mango. Ovviamente avevo assaggiato anche il suo, super super buono anche quello. Però poi ovviamente la nostra colazione purtroppo finisce, ritiriamo i dolci e ci avviamo verso casa. Come vi ho detto, ho fatto colazione a mezzogiorno, quindi pranzo non pervenuto, perché zero fame raga, però qualcosina volevo comunque mangiare, anche perché avrei cenato molto tardi. Quindi cosa ho fatto? Ho pranzato con questa tazza, che forse qualcuno starà riconoscendo cosa c'è all'interno. Questo era ciò che era avanzato dal mio composto per fare i gelati per cani, umani e topini. Trovate il video sul mio canale, non vi preoccupate. E appunto siccome questo era avanzato perché non ci stavano negli stampini, me lo sono messo in una tazzona e me lo sono bevuto per pranzo. E all'interno c'era anguria, banana, albicocche, ci ho messo in cima anche un po' di cannella, che ci sta sempre bene la cannella, con la cannella non si sbaglia mai. Quindi questo è stato il mio pranzo, un po' misero, mi rendo conto, però vabbè, non avevo fame. Arriviamo poi alla sera. E raga, qui delirio, vi spiego. Io quando ho prenotato la pizzeria, il ristorante per la cena, non avevano posto prima delle 10 di sera. E andava bene. Cioè io in estate non ho problemi a cenare tardi, spesso mi capita di cenare alle 9 e mezza, 10 eccetera, no problemi.
problem. E anche tutti gli invitati avevano detto ok, nessun problema. Però volevamo comunque fare almeno un aperitivo prima. Anche perché, raga, avendo pranzato con quel frullatino, cioè io stavo scannata dalla fame già alle 6 di sera, tipo. Niente, andiamo a Rivoli, in centro a Rivoli, dove c'è la piazza Martiri, e iniziamo a cercare un bar dove fare aperitivo. Raga, tragedia. Io vi giuro che in centro a Rivoli non sono riuscita a trovare un bar che ci facesse un aperitivo vegano. Che non è che ti dico che mi devi fare il tofu filettato con le cose, no, cioè due patatine, due arachidi, cioè nulla di, no, zero, zero. Ogni volta che chiedevamo, ma avete qualcosa di vegano? No, 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 ma è vegano? No, manco gli avessi chiesto se avevano l'anticristo in casa, vabbè. E poi specificavo anche, ma non lo so, due patatine, cosa? No, 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 vabbè. Al quarto posto che cambiavamo e provavamo a chiedere, dicevano di no, abbiamo detto, sai che c'è? Ci arrangiamo da soli, alla faccia di questi bar che non hanno manco due patatine da darci. Quindi siamo andati in questo alimentare albanese, se non sbaglio, e ci siamo presi noi le nostre cose per fare aperitivo. Bisogna arrangiarsi nella vita. E infatti io mi sono presa questo Bacardi Breezer che ho volato, perché mi ricordo proprio la mia adolescenza con il Bacardi Breezer, era da una vita che non lo bevevo, strabuono al lime, pazzesco. E poi ho preso anche le patatine più gusto, quelle con pepe rosa e lime. In realtà io volevo provare delle altre patatine, perché avevano delle patatine tipiche albanesi, ma tutte avevano il latte all'interno e quindi purtroppo rip, ho dovuto ripiegare sul San Carlo più gusto, che comunque buonissime, però volevo provare qualcosa di nuovo, ma niente. E questo è stato il mio aperitivo, insieme ai miei amici, che poi anche loro hanno preso quello che volevano lì così sulle panchine, ed è stato molto soddisfacente, va bene? Me lo sono divorato quel pacchetto di patatine perché ero scannata dalla fame. Quindi aperitivo fatto, aspettiamo le 10 di sera e andiamo a mangiare finalmente nel ristorante. Io ovviamente mi sono presa la pizza, che scherziamo, la pizza è d'obbligo, quindi mi sono presa questa bella pizza con i miei condimenti preferiti. Questa è la pizza che solitamente prendo sempre, ovvero pizza rossa senza mozzarella con rucola, funghi e olive nere. Quindi ognuno si è mangiato il suo piatto, abbiamo chiacchierato, bevuto eccetera. Arriva il momento del dolce, finalmente ve lo posso mostrare. Infatti questo è stato il dolce, o i dolci, che ho proposto. Una bella tortina, principalmente per poterci mettere le candeline. E sì, raga, il 18 è ironico, non faccio 18 anni, o meglio, è da quando 18 anni che festeggio ogni anno i 18 anni, ma solo per pura ironia. E appunto c'era questa tortina e tutti i cupcake intorno, tutto ovviamente era vegano, e la torta era al pistacchio e lampone. Pazzesca, raga, su un tortino al cioccolato col cuore al lampone, wow, buonissima. E con questi meravigliosi dolci Tower Bakery si conclude anche la seconda giornata del mio compleanno. Che dire, sono stata molto soddisfatta, molto contenta. Giunti a questo punto, direi di scegliere un bel hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti. L'hashtag della fine potrebbe essere, ce l'ho, raga, facciamo hashtag 18 forever, scritto proprio 18 4e, come se fossimo negli anni 90, perché sì, io 18enne per sempre, dentro, intorno, ovunque, raga, fino agli 80 anni. PS, ne ho compiuti 31 comunque quest'anno, così se qualcuno se lo stesse chiedendo. Però noi facciamo hashtag 18 forever, scrivetelo qui sotto nei commenti. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, se vi sono piaciute le cose che ho mangiato, anche se è stata praticamente la fiera del carboidrato, ma vabbè. E soprattutto fatemi sapere se volete anche il video dei regali che ho ricevuto. Io vi saluto e vi ricordo che in descrizione vi lascio tutti i link per tutti i miei social, così se volete potete seguirmi anche lì. Vi ringrazio tantissimo come sempre per essere rimasti con me anche in questo video, e noi ci vediamo al prossimo. Ciao.